Allora, vediamo oggi il ripasso sulla dinamica, va bene? Quindi abbiamo fatto la cinematica che ci ha permesso di studiare il movimento, vero? Quindi abbiamo visto attraverso la cinematica come si muove un corpo. Per poter studiare un sistema meccanico, la cinematica è un passaggio, chiaro? Cioè è quella, diciamo, teoria che ti serve per studiare il movimento. Ma è un passaggio perché lo scopo dello studio di un sistema meccanico è lo studio delle forze che agiscono su di esso. Chiaro? Quindi, quando noi vediamo un corpo che si muove, dobbiamo domandarci quali sono le forze che agiscono sul corpo che fanno sì che l'oggetto si muova in quella maniera, va bene? Quindi dobbiamo ora studiare le grandezze che, applicate sul corpo, appunto le forze e i momenti, generano un movimento. Allora, noi innanzitutto abbiamo due tipi di grandezze dinamiche, come analogamente l'avevamo tre per il discorso cinematico, che era spazio, velocità e accelerazione. Nella dinamica abbiamo 2/3 grandezze, e in modo particolare sono la forza e il momento, che sono grandezze vettoriali. Quindi, essendo grandezze vettoriali, anche loro sono definite da quattro parametri: il punto d'applicazione, la direzione, il verso e l'intensità, cosiddetto anche modulo. Modulo che è definito da un numero e da un'unità di misura. Esiste poi una terza grandezza che è derivata da questa, che è la coppia, che è quella che prevalentemente si utilizza quando sistemi meccanici di rotazione, tipo per esempio i motori. E vedremo anche questa. Allora, partiamo dalla forza. La forza è una grandezza vettoriale, se detto che ha una direzione, un modulo, un verso e un punto d'applicazione. Va bene? Qual è la relazione tra la forza e il movimento? Cioè, se io applico una forza a un corpo, questo corpo come si muove? Si muove in direzione rettilinea. E qual è la relazione tra la forza applicata e la grandezza cinematica derivata? In modo particolare l'accelerazione. Se io apro una forza a un corpo, genero in questo un'accelerazione. E qual è la relazione che lega la grandezza dinamica, forza, con la grandezza cinematica e accelerazione? Quella avrete visto sicuramente l'anno scorso, è F uguale m per a. Va bene? Questa è la relazione tra forza, grandezza dinamica e accelerazione. Chiaro? Chiaramente questa è una relazione fra le grandezze, fra l'intensità, fra i moduli della forza e dell'accelerazione. Verso, direzione, è definito dal vettore forza. No, lascia perdere, m è la massa. Oh. Madonna ragazzi, momento, F uguale ma l'anno scorso tu l'anno avevi vista. Allora, questa relazione mette in relazione le grandezze, i moduli del vettore, l'intensità, direzione e verso è data dalla forza. Cioè l'accelerazione si muove nella stessa direzione in cui la forza agisce. Non a caso le forze che tipo di movimento generano? Moti rettilinei, uniformemente accelerati. Se sono costanti, se chiaramente la forza varia, anche l'accelerazione varia. Ok? Ci siamo? Quindi, noto il movimento e noto la massa, posso conoscere la forza che agiva. Noto la forza che si applica su un corpo e la sua massa, posso rilevare l'accelerazione. Così come noto la forza e noto l'accelerazione, posso rilevare la massa del corpo. Chiaro?
Questa legge può essere vista non solo da un punto di vista cinematico, ma può essere vista anche da un punto di vista statico. In che modo? In questo modo qui. F meno MA uguale a zero. E questa prende il nome di legge di D'Alembert. Non so se l'avete vista l'anno scorso. Alberto? No, Alberto. Perché io posso vedere tutto sotto forma di una forza. Ovvero io ho un corpo, apro una forza. Questo corpo che cosa fa? Reagisce con una forza contraria ad essere spostato. Cioè, se io apro un corpo una forza, lui si oppone a una forza opposta chiamata forza d'inerzia. La forza d'inerzia è quella forza che devo vincere per accelerare un corpo. Quindi la legge d'Alembert vede tutto sotto forma di forza, dove MA è chiamata forza d'inerzia. Sono due modi diversi di vedere la stessa legge fisica. Chiaro? Quindi vuol dire che le forze d'inerzia si oppongono al movimento. Ok? Lo puoi vedere o sotto forma di cinematica o sotto forma di dinamica. Quindi le forze che complessivamente agiscono su un corpo, comprese anche le forze di inerzia, l'inerzia danno origine a un sistema nullo. Chiaro? Eccola qua. Fatto questo, allora, prevalentemente quindi la forza si applica ad un moto rettilineo. Vediamo ora quali sono invece le grandezze dinamiche che si associano a un moto rotatorio. Quindi un corpo su cui agisce una forza si muove rettilineo. Un corpo su cui agisce un momento si muove di moto rotatorio. Ecco il momento. Ecco il momento. Il momento è quella grandezza dinamica che genera un movimento rotatorio. Quindi se io applico una forza in un punto di questo diciamo sistema o su un punto e questo punto è vincolato rispetto a un punto centrale che è chiamato origine, cosa succede? Questo corpo si muove di moto rotatorio e il moto rotatorio è dato da il momento che agisce, che è dato dalla forza per il braccio. Se vogliamo essere un pochino più pignoli, questa è la grandezza chiamata scalare, ovvero l'intensità del modulo, perché anche il modulo è un vettore. Quindi questo il braccio sarebbe proprio. Ora ve lo dico. Allora, come si fa ad arrivare a questo? Ci si arriva attraverso un operatore tra vettori. Il momento equivale al prodotto vettoriale, che è un'operazione, che è un operazionale fra vettori, tra la forza e il braccio. Ok? Prodotto vettoriale. Dove il braccio è cos'è? Non è altro che il vettore che collega un punto chiamato polo rispetto al punto d'applicazione della forza. Quindi, all'aspetto, no? Quindi, per ricapitolare, per definire il momento di una forza, ho bisogno di conoscere anche il polo rispetto al quale lo studio. Quindi non posso definire il momento di una forza senza dire rispetto a quale punto lo calcolo. Perché se io cambio il punto, per esempio mi metto in questo punto, opprimo, il momento cambia. Perché cambia il braccio. Chiaro? Non a caso la stessa forza, se io mi metto in questo punto più lontano, è il famoso effetto leva, aumenta la propria azione di rotazione. Cioè ruota più velocemente.
Cioè, se ho la stessa forza, invece la plana non ha sta corta così, l'appio non ha sta lunga così, questa gira più. Chiaro? Il momento è quella forza che ti genera una rotazione, te la genera tanto più intensa come accelerazione angolare, beta, che abbiamo visto, quanto più lontano pongo la forza dal punto di rotazione. Chiaro? Quindi il momento dipende sempre dal polo, perché il polo è quello che caratterizza il braccio. In modo particolare, cosa può capitare? Può capitare che braccio e forza non siano nella stessa dire, siano, non siano perpendicolari fra di loro, ma formino un angolo alfa. In quel caso lì, l'equazione scalare in momento è forza per braccio per il seno dell'angolo compreso. Perché? Perché il prodotto scalare dà come risultato questo, il prodotto dei moduli per il seno dell'angolo compreso. Chiaro? È questa. Soltanto quando alfa è 90 gradi, perché le forze sono perpendicolari fra di loro, seno di alfa vale 1 e quindi lo metti. Diciamo, questo è un caso particolare quando forza e braccio sono perpendicolari fra di loro. Un'altra osservazione si può fare. Cosa succede se forza e braccio sono sulla stessa retta, cioè hanno la stessa direzione? Se io applico una forza nella stessa direzione di braccio, lo genera una rotazione o no? No. Infatti, se forza e braccio sono nella stessa direzione, alfa è 90 è 0, il seno di alfa è 0, il momento è 0. Cioè, non ho una rotazione. Se io prendo un'asta e gli applico una forza nella stessa direzione tra l'asta e il polo, l'asta sta ferma. Chiaro? Mi torna? Ora, prima di andare avanti a vedere anche qualche esercizio, vediamo ora l'equazione che lega il momento con il movimento. Se detto alla rotazione, quali erano le grandezze cinematiche che abbiamo visto nella rotazione? Qual era l'equivalente all'accelerazione del moto rettilineo nel moto rotatorio? Qual era l'equivalente? Qual è l'equivalente all'accelerazione? Ragazzi, io vedo un video da nulla di cosa ho fatto io, ve lo dico, questa roba vi serve, a prescindere. Com'è l'equivalente all'accelerazione che abbiamo visto nel moto rotatorio? No. L'accelerazione angolare. Va bene? Allora, qual è la relazione tra beta e momento? È questa. Cosiddetta equazione cardinale. Questa è cosiddetta prima equazione cardinale. Questa è seconda equazione cardinale, dove I è il momento di inerzia rispetto al polo scelto per il momento. Chiaro? E il momento di inerzia è l'equivalente della massa per i moti rotatori, cioè è quella grandezza che moltiplicata per l'accelerazione angolare mi dice come trovare il momento di inerzia di un corpo alla rotazione, cioè come un corpo si oppone ad essere messo in rotazione. Mentre la massa moltiplicata per l'accelerazione mi diceva come un corpo si oppone ad essere traslato, il momento di inerzia mi dice come, moltiplicato per l'accelerazione angolare, un corpo si oppone ad essere ruotato. Quindi se io voglio accelerare un corpo in rotazione, lui si opporrà con una forza di inerzia, con la forza di inerzia che pare il momento di inerzia per l'accelerazione che voglio generare nel corpo. Chiaro? Quindi tutti i corpi, quando voi li vorrete accelerare, si opporranno ad essere accelerati. Con la massa si oppongono ad essere accelerati in modo traslatorio. Con il momento di inerzia si opporranno ad essere accelerati di moto rotatorio. Vediamo ora brevemente
Vediamo ora brevemente la coppia. La coppia di fatto non è una grandezza semplice, ma una grandezza derivata. Che cos'è la coppia? La coppia è un insieme di due forze opposte. Opposte vuol dire che hanno la stessa direzione e verso opposto, che si trovano a una certa distanza. Questa coppia di forze danno origine a una risultante nulla, perché ovviamente sono opposte, ma danno origine a un momento, che è proprio quello che è in analogia, che è pari alla forza per la distanza a cui si trovano fra di loro. Chiaro? E qual è il vantaggio di poter usare invece di un momento una coppia? Che questa qui, la coppia, non dipende dal polo. Quindi non devo definire rispetto a quale polo. Perché questa coppia di forze, indipendentemente dove l'applico, genera la stessa ruota. Chiaro? Quindi ho bisogno di un'informazione meno. Se io ti dico un motore a una certa coppia, vuol dire che una coppia di forze a una certa distanza che dà origine a una certa rotazione, indipendentemente dove io la vengo ad applicare. Chiaro? Quindi io posso usare la coppia motore senza esplicitare rispetto a quale polo, e quindi è una grandezza da questo punto di vista più semplice a utilizzarla. Perché quando io sono un albero, se vi dico che questo albero ha un certo momento, vi dovrei dire rispetto a quale polo ce l'ha, che solitamente è quello dell'asse rotazione. Ma se io vi dico che c'è una certa coppia, non devo dire rispetto a quale polo, perché è comunque indipendente dal polo. E quindi quando il prossimo anno vedete gli alberi e girano, metteremo sempre in relazione con la coppia, non con il momento, perché non dipende dal polo. Chiaro? Tutto chiaro? Proviamo a vedere gli esercizi non sono facili, questo penso che sull'esame di riparazione saranno un po' più morbidi, però ripeto, il prossimo anno dovete saperli bene, perché saranno il punto di partenza su cui studiare i sistemi meccanici. Prof, ma il programma intero di meccanica è molto lungo. Ma quello riguarda? No, quello diverso è io non lo so, io non lo Non so, io non l'ho visto. è lunghissimo proprio. Io non l'ho visto. Ma la cosa impressionante. Guardiamolo ora. Aspettate che gli fanno. Guarda, io a lui manderò il materiale che ho fatto. E ci rimango male. È compleato, il programma di terza è lungo. Lunghissimo, Ma è così, che vi devo fare? Ora gli esercizi sono tutti. L'italiano patriota. Perché sei una patriota? Sembra che sia in Italia. Cosa mi ha chiesto la verità? Questo genere non è neanche. L'ultimo 60 era resistenza. Grazie.
Allora, supponiamo di avere un esercizio, sì, va bene. Così si mette in, così cominciate a capire come si unisce la cinematica alla dinamica. Io ho una ruota che ruota trasla su un pavimento che deve percorrere 300, che dopo 300 metri deve raggiungere una velocità nel punto A, ma facciamo più semplice, forse vi riesce meglio. Allora, vuoi raggiungere il punto A una velocità di 30 metri al secondo. Vogliamo determinare la coppia motore che deve applicare sulla ruota affinché ciò avvenga. Va bene? Quindi io devo conoscere che tipo di motore mettere sulla ruota per raggiungere nel punto A una velocità di 30 metri al secondo in 300 metri di spazio. Chiaro? Quindi la domanda è: che coppia di motore ho bisogno per raggiungere questo tipo di condizione cinematica? Va bene? Allora, per fare un esercizio come questo si parte dallo studio cinematico. Dobbiamo determinare i beta che devo generare nella ruota. Chiaro? Vi torna? Bene. Come faccio a determinare i beta che devo, l'accelerazione angolare devo dare alla ruota? Mi metto nella condizione cinematica. Il baricentro deve percorrere 300 metri e raggiungere questa velocità di 30 metri al secondo. Allora, come sarà la velocità di baricentro rispetto alla velocità di A? Se vi ricordate, quando abbiamo fatto la traslazione, la ruota si rototrasla, la ruota intorno al punto fisso che è questo. Chiaro? Quindi ruota con una velocità omega, che è poi la stessa della ruota. Va bene? Ma se conosco VA posso rilevare omega, perché VA che cosa sarà uguale se è un moto rotatorio istantaneo attorno a O? Sarà uguale a OA per omega, va bene? Per omega, raggio per omega. VA a cosa è uguale? La ruota è 200 mm, quindi avrò 0,2 per omega. VA lo conosco, è 30 metri al secondo. Omega sarà uguale a 30 fratto 0,2, ovvero 150 radianti secondi. Va bene? Ora, se conosco omega, posso rilevare anche VG. VG sarà, stessa formula, il raggio OG per omega, dove OG è il raggio, quindi 0,1, omega è 150. Ok? Quindi ho rilevato la velocità finale di VG. A questo punto posso rilevare l'equazione della cinematica e avrò la prima equazione S uguale S0 più V0 di del baricentro più un mezzo A di G per T alla seconda. La seconda formula è V uguale V con 0 più AG per T. A questo punto posso sostituire i valori. Lo spazio è 300, S0 è 0 perché parto da questo punto,
V00 perché parto da fermo, un mezzo a G per il tempo alla seconda. Applico la seconda, la velocità finale l'ho calcolata è 15, 15 è uguale a 0 perché parto da fermo, più AG per T. È un sistema di equazioni delle due incognite, AG e il tempo. Quindi ricavo AG, 15 fratto T, e lo sostituisco qui, 300 più uguale a un mezzo per 15 fratto T per T alla seconda. Semplifico e ricavo T. T è uguale a 300 per 2 fratto 15. Allora, 300 diviso 15 fa 20, per 2 fa 40 secondi. Va bene? A questo punto posso ricavare l'accelerazione a G, che è 15 fratto 40. Devo fare 75, va bene? Metri secondo quadrato. A questo punto posso ricavare l'accelerazione angolare del punto in G, in beta, chiaro? Quindi avrò beta, saprò che AG è uguale a beta per il raggio OG. Riavo beta, che è uguale a G fratto OG. E quindi sarà uguale a 0,375 fratto 0,1. E fa 3,75 radianti secondo quadrato. A questo punto posso applicare la seconda equazione cardinale, che mi dice che la coppia motore è uguale al momento di inerzia rispetto al baricentro, perché il motore è applicato nel baricentro, qui, va bene? Per omega, per beta, il momento di inerzia si prende alle tabelle, il momento di inerzia di una ruota è m di quadro ottavi, quindi la massa, in questo caso non ce l'ho, ma la suppongo io, sia 130 kg. Quindi avrò 30 per 0,2 alla seconda fratto 8. Chilogrammi metro quadrato. Da questo punto di vista ora sostituisco, la coppia motore sarà 0,15 per i beta, che è 3,75, e trovo la coppia motore in newton metri. E viene 0,563 newton metri. In ultima analisi posso ricavare anche la potenza del motore che mi deve generare tutto questo, e posso trovare o la potenza media in tutto il tratto che il motore deve erogare, o la potenza istantanea massima. Il motore dovrà applicare una potenza massima nel momento, nell'ultima parte dello sforzo, cioè quando arriva alla massima velocità. Perché? Perché la potenza a cosa è uguale? La potenza è uguale alla coppia motore per omega. E siccome la coppia motore deve rimanere costante, sarà massima quando omega è massimo, ovvero nell'ultimo momento, nell'istante O. Quindi la potenza istantanea massima dovrà averla
nel punto 0,563 per omega, che è 150. E questo è punto 563 per 150. E viene 84 e 4 watt. Chiaro? Se voglio trovare la potenza media, non so se l'avete fatto l'anno scorso, devo fare il teorema delle forze, vive. L'avete fatto il teorema delle forze vive? No. Comunque, la potenza media è il lavoro fratto il tempo. Il lavoro è uguale a la variazione, il teorema delle forze vive è uguale alla variazione dell'energia cinetica. Quindi è l'energia cinetica di questo corpo in rototrasla, che è fatta da un'energia cinetica di traslazione e un'energia cinetica di rotazione. Ed è uguale a l'energia cinetica di traslazione è uguale a un mezzo per il momento di inerzia rispetto al baricentro per la velocità, l'omega finale al quadrato, meno l'omega iniziale al quadrato, più l'energia cinetica di traslazione, che è un mezzo, la massa, per la velocità finale del baricentro, meno la velocità iniziale del baricentro al quadrato. Questi sono 0, questi sono 0, quindi posso ricavare un mezzo, il momento di inerzia abbiamo calcolato prima, per l'omega al quadrato, più un mezzo, la massa, per la velocità finale al quadrato. Sostituisco valori, un mezzo per 0,15 per omega al quadrato, che era 150, più un mezzo per 30 per 15 al quadrato. Metto tutto in calcolatrice. Viene 5060 e questo è joule perché ho un lavoro. Per trovare la potenza media farò il lavoro, quindi 5060 fratto il tempo che intercorre, perché si percorre questo tratto. Il tempo era 40 secondi fratto 40. E ovviamente la potenza media dovrà venire minore della potenza istantanea, perché ovviamente, e viene 126 watt. Ok? Ci siamo? Sì. Ora vorrei aver fatto anche che errore anche, mi sa che mi viene più piccola. Questo non è tanto giusto. C'è tutto. Sì, c'è tutto. Qui è quadrato.
Allora, c'è un errore nella potenza istantanea, giustamente devo mettere sì la potenza istantanea di rotazione, ma devo mettere anche la potenza istantanea di traslazione, che è un mezzo, cioè che è, diciamo, la forza. No, va bene, sì, va bene, non mi schierate, va bene. L'errore l'ho fatto qui. Il tempo non è 40, ma è 15. Quindi qui è 40 fratto 15, l'ho fatto a mano. Non va bene, sto va bene. Ok.